Salve a tutti, salve, buonasera a tutti. Partiamo con questo secondo appuntamento. Stavolta siamo in tre, non più in due. Insieme a me c'è la dottoressa Dominga Maio, biologa nutrizionista, che si associa all'altra sua collega Ilaria Vergallo, entrambe impegnate all'interno del nostro gruppo Polismile, che sapete un po' si occupa di problematiche variamente legate, tra le altre cose, variamente legate al discorso alimenti, sostanzialmente patologie da alimenti, grosso capitolo delle patologie da alimenti, allergie piuttosto che reazioni avverse ad alimenti, piuttosto che, qui torniamo al discorso che abbiamo già fatto partire la settimana passata, discorso, diciamo, genericamente così identificato con il termine improprio di intolleranze. Beh, sicuramente termine improprio, a meno che non facciamo riferimento ad una specifica forma di intolleranza, che forse è l'unica che realmente può essere chiamata come intolleranza a tutti gli effetti, che è quella che fa riferimento al lattosio. Lattosio inteso come componente del latte, vera, unica, se volete, forma di intolleranza vera, perché documentabile con test diagnostici validati, e lo vedremo dopo, una enzimopatia. Che vuol dire enzimopatia? Vuol dire patologia che fa riferimento ad un enzima particolare, molto è finalizzato proprio a digerire, a smaltire appunto il lattosio. Ma andiamo per gradi. Cominciamo col parlare del latte. Saranno poi le due dottoresse a parlare più approfonditamente rispetto a quanto non possa fare io. Ma introduco il tema per dire che nel latte ci sono componenti diverse, si possono ritrovare sicuramente vitamine, si possono ritrovare sicuramente proteine, si possono trovare zuccheri. Diciamo che le componenti principali sono sicuramente la componente proteica e la componente zuccherina. Quest'ultima è rappresentata come componente di zuccheri almeno al 90, al 98% di lattosio. Allora proviamo a evidenziare le differenze tra tra questi costituenti del latte, che spessissimo sono oggetto di tanta e tanta e tanta confusione. E allora vediamo di mettere chiarezza all'interno di questa confusione. In un litro di latte intero troviamo circa 30 grammi di proteine. Queste proteine del latte sono importantissime perché hanno un alto valore biologico, si chiamano, ma lo diranno meglio di me le dottoresse, si chiamano proteine composte da aminoacidi essenziali, essenziali perché il nostro organismo non riesce a produrli e quindi si possono ottenere soltanto con la dieta. Quali sono queste proteine? Sicuramente la caseina o le caseine, perché sono più di una, in realtà sono l'alfa, la beta, la gamma, eccetera, eccetera, di caseine. E poi ci sono le proteine del siero, che sono l'alfa lattoalbumina, la beta lattoglobulina, la lattoferrina, la sieroalbumina. Importanti queste informazioni, queste notizie, proprio perché sulla base di queste notizie, si ricavano le differenti malattie che possono derivare appunto dal latte. Quindi, gruppo delle proteine che svolgono, devo dire, ruoli anche abbastanza importanti dalla nascita in poi all'interno del nostro organismo, e poi c'è il lattosio che abbiamo detto è la principale componente zuccherina che sta nel latte, e in un litro di latte ci sono circa 50 grammi di lattosio. Allora, lattosio e proteine del latte, lattosio zucchero e proteine del latte, quindi materiale proteico, sono due costituenti del latte che appartengono a due grandi gruppi di nutrienti che sono assolutamente differenti. Spesso, parlando di intolleranza al lattosio ed allergia alle proteine del latte, si fa, come dicevo prima, molta confusione, pensando che le due condizioni siano esattamente la stessa cosa. Chiedo alla regia di far vedere la prima immagine che oggi appunto ci proponiamo di presentare. Allora, lo vedete qui. All'interno
allergie alle proteine del latte oppure intolleranza al lattosio. L'allergia alle proteine del latte è una malattia allergica, attenzione, allergica, quindi mediata da meccanismi di tipo strettamente immunologico, che provoca sintomi che possono essere di vario genere, sicuramente gastrointestinali, ma poi anche disturbi della pelle, quindi orticaria, dermatite, fenomeni di edemi, fenomeni di gonfiori anche particolarmente importanti, e anche sintomi talvolta di tipo respiratorio, tipo forme d'asma. Ci possono essere forme molto molto severe, le abbiamo molte volte sentite in cronaca, che possono portare a livelli estremi di reazione, talvolta anche mortale. Sono i fenomeni cosiddetti di anafilassi legata appunto al latte. Queste sono le proteine del latte che sono in grado di generare allergia, quindi l'allergia è generata da quella componente del latte che è fatta da proteine. Lo zucchero, il lattosio, non sarà mai in grado di generare una condizione allergica, perché non esistono allergie generate da zuccheri. Quindi quella del lattosio, che non è quindi un'allergia, sarà una vera e propria intolleranza ed è un disturbo, lo vedremo tra pochissimo da cosa determinato, che provoca fondamentalmente disturbi di tipo gastrointestinale. Perché accade questo? Perché manca un enzima, ecco perché si chiama enzimopatia, che si chiama lattasi, enzima specifico, e vorrei far passare anche a questo punto la seconda immagine, chiedo alla regia di proporre la seconda immagine, in realtà si vede pochino, magari se la ingrandiamo un po', questa dovrebbe far vedere un pochino le differenti distribuzioni che si possono avere. Chiedo al regista magari se può allargare un attimo e rendere più leggibile questa immagine, che è piccolina, se no magari la lasciamo perdere. Ecco, qui dovremmo vedere i quantitativi di zucchero, di lattosio che sono presenti appunto nei vari alimenti. Si parte dal parmigiano reggiano, che di lattosio ne ha pochino, per arrivare allo yogurt, che sicuramente ne ha di più, per arrivare al latte di bufala, che ne ha tanto e tanto di più, per arrivare ai formaggini, che hanno grandi quantità in termini di grammi di lattosio per 100 grammi appunto di formaggino nel caso specifico, e così via dicendo. Quindi ci sono differenti distribuzioni di lattosio nei diversi alimenti. Passiamo pure all'immagine successiva, che può dare, eccola qui, volevo proprio soffermarmi su questo e poi lasciare la parola intanto alla dottoressa Maio. Questa è un po' l'immagine che sintetizza quello che ho provato a dir prima, e cioè, vedete, al centro c'è questo lattosio che, diciamo, è una molecola piuttosto grossa. Perché deriva dalla fusione, facciamo vedere la prossima, Paolo. Scusami, Paolo è il nostro regista, che a proposito approfitto per salutare e per ringraziare per il suo supporto, che è assolutamente indispensabile. Ecco, vedete qui il lattosio è fatto di queste due esagoni, sostanzialmente, che sono due zuccheri. Da una parte vedete il glucosio, dall'altra vedete il galattosio. Quei due zuccheri, colorati uno in rosa e l'altro in blu, sono due zuccheri, si chiamano monosaccaridi, due zuccheri semplici, piccolini, che però unendosi insieme formano uno zucchero molto grosso, molto più grosso, che è un po' la sintesi di tutte e due, che si chiama lattosio. Ecco, questo lattosio, per essere digerito, per essere smaltito, deve essere, tagliato in due da quella specie di forbice che è appunto l'enzima lattasi, che taglia in due questi due zuccheri semplici, in corrispondenza di quel legame nero che vedete al centro tra i due zuccheri. Quindi interviene la lattasi, che è un enzima che noi abbiamo all'interno del nostro intestino, divide quei due zuccheri semplici, da una parte il glucosio, dall'altra il galattosio, e grazie a questa divisione noi riusciamo appunto a digerire il lattosio. Dovesse mancare quell'enzima
che si chiama appunto lattasi, questo taglio non si verificherebbe, quindi resterebbe la molecola intera del lattosio che, essendo molto grossa, molto voluminosa, noi non riusciremmo in qualche modo, in nessun modo, a digerire adeguatamente. Quindi su questo si fonda il concetto dell'intolleranza al lattosio. Cosa diversa invece è l'allergia alle proteine del latte, che invece è un'allergia alimentare causata da una risposta anomala del sistema immunitario alla ingestione appunto delle caseine e delle altre proteine del siero di cui abbiamo detto prima, che possono generare sintomi diversi, ma appunto del discorso delle allergie alle proteine del latte adesso ci parlerà molto meglio di me la dottoressa Dominga Maio, alla quale sicuramente adesso cedo la parola. Grazie prof, buonasera a tutti. Allora, sì, essenzialmente è importantissimo distinguere l'allergia dall'intolleranza. L'allergia, come ha detto appena adesso il prof, è proprio una condizione con cui il sistema immunitario di un soggetto reagisce in una maniera anomala, producendo degli anticorpi. Anticorpi nei confronti di alcuni allergeni. Gli allergeni sono delle sostanze che sono presenti nell'aria, negli alimenti, possono essere allergeni anche nelle punture di insetti, possono essere allergeni farmaci, sostanze insomma che dall'ambiente esterno entrano nel nostro corpo. I sintomi di allergia possono essere tantissimi, sono dovuti prevalentemente ad un rilascio da parte dell'organismo della famosa istamina. Noi infatti nelle diete per soggetti allergici, ad esempio un allergico alla polvere o un allergico ai pollini, bisogna sempre mantenere sotto controllo la liberazione di istamina. E la gravità di allergie poi naturalmente varia da persona a persona, può andare da una lieve irritazione fino allo shock anafilattico. Abbiamo appunto detto che i sintomi sono molto vari. Prendiamo in esame appunto il latte come elemento, diciamo, che può scatenare l'allergia, e l'allergia può quindi manifestarsi entro pochi minuti dall'ingestione del latte, oppure può manifestarsi anche in maniera tardiva, cioè molto tempo dopo l'assunzione. Prevalentemente all'inizio in primis si verificano fastidi gastrointestinali, ma oppure si possono verificare fastidi cutanei, un prurito improvviso, un'orticaria, ma anche fastidi, sintomi respiratori quali la rinite, la difficoltà nel respirare. Tardivamente invece sono molto evidenti i sintomi gastrointestinali come colite addominali, diarrea, oppure continuano ad essere presenti molto i sintomi respiratori. Ma quando parliamo di latte, e con questo andiamo alla terza diapositiva, dobbiamo fare un'estrema chiarezza. Il latte, quando parliamo di latte, dobbiamo fare riferimento al latte come quello di origine animale. Diverse sono le bevande vegetali, non possono essere identificate col nome di latte. Perché il latte appunto è solo di origine animale e, come vedete nella tabella, sono tanti tipi di latte presenti. Possiamo trovare il latte vaccino, il latte di pecora, il latte di capra, il latte di bufala, ognuno con le sue proteine, con il suo apporto di carboidrati, di grassi, di colesterolo, di calcio e di fosforo. Poi se pensiamo al latte vaccino possiamo trovarlo in diversi tipi, c'è il latte fresco, quello pastorizzato, e il latte invece a lunga conservazione, quello intero, parzialmente scremato, scremato, quindi sono tantissimi attualmente le forme, diciamo, di latte di origine animale presente in commercio. E ognuno appunto di questi tipi di latte, come diceva prima il prof, ha vari tipi di proteine, vari tipi, anzi prima di componenti, poi tra i componenti troviamo una minima percentuale di proteine. Vedete infatti il latte vaccino contiene nella sua composizione intera circa 3,3 grammi su 100 millilitri di latte.
quindi comunque una quantità povera o comunque misera rispetto al latte di pecora, che ne contiene molti di più di grammi rispetto al 100 ml. Un soggetto allergico deve tener conto in pratica dell'apporto di latte. Di solito passiamo alla quinta slide. Le proteine in pratica del latte vaccino, prendiamo in considerazione il latte vaccino, sono essenzialmente caseina oppure proteine del siero, quindi lattoalbumina e lattoglobulina. Ancora avanti nella quinta slide vediamo come caseina è divisa in alfa-caseina, beta-caseina, caseina gamma 1, gamma 2, gamma 3, ma non stiamo qui a elencarle tutte. Era solo per far capire quali sono le proteine che sono poi i maggiori allergeni del latte. Quindi abbiamo le caseine e le proteine del siero. Sono in particolare i bambini che vengono colpiti da un'allergia. Infatti sono meno di 2 bambini su 100 e il disturbo prevede l'unica soluzione che è quella di andare ad eliminare dalla dieta attuale del bambino il latte vaccino o comunque tutti i suoi derivati. Ma prima di arrivare all'eliminazione, deve essere il bambino seguito in un percorso diagnostico abbastanza articolato. Bisogna comunque fare una buona anamnesi e bisogna sottoporlo a test di diagnosi che siano naturalmente tali da dare la sicurezza della presenza di un'allergia. E uno attualmente dei maggiori test che esiste al momento è il test di diagnosi di allergia molecolare, di allergologica molecolare, cioè una diagnostica basata sull'andare a trovare quali sono tutti i vari elementi a cui appunto un soggetto può essere allergico. E soltanto dopo questo tipo di test si può appunto effettivamente dire che c'è una o meno la presenza di un'allergia in base alla quantità di immunoglobuline, quindi di anticorpi, che sono stati prodotti all'interno del sangue del soggetto. Come intraprendere quindi un'alimentazione in un soggetto allergico? Naturalmente non bisogna abbassare, come abbiamo detto, la quantità di latte, ma bisogna stare molto attenti ed eliminarlo, almeno per un primo periodo. Bisogna eliminare quindi il latte vaccino, il burro, i formaggi freschi, anche quelli stagionati, alimenti che possono contenere anche piccole tracce di latte, quali torte o preparati per torte, salse preparate che possono appunto contenere lo stesso allergene. Quindi bisogna prestare molta attenzione ai prodotti esistenti in commercio. E naturalmente la dieta di esclusione, soprattutto se l'allergia colpisce i bambini, non è un'esclusione a vita, almeno ci si augura questo. Col tempo si può andare a reintrodurre poi, perché i bambini possono tornare a consumare il latte vaccino, i suoi derivati e i prodotti che lo contengono. Naturalmente, durante appunto la presenza di un'allergia, nelle forme che non sono tanto gravi, questo poi comunque a discrezione del pediatra o comunque di colui che segue il bambino, l'alimento può essere sempre di origine vaccina, ma può essere sottoposto, diciamo, può entrare a far parte dell'alimentazione del bambino. Quei sostituti del latte che sono definiti con un nome particolare, cioè sono degli idrolisati spinti. Che cosa sono? Cioè sono dei prodotti di origine vaccina o di origine vegetale, pensiamo al riso, che all'interno del quale le proteine, le famose proteine che abbiamo visto prima, sono scisse in tanti piccoli pezzettini, così piccoli che non vengono riconosciuti dal sistema immunitario. Così facendo il latte viene comunque tollerato dal bambino. Ripeto, deve comunque essere eseguito da un professionista l'introduzione di questi sostituti.
sono invece da escludere dall'alimentazione del bambino bevande di origine vegetale, che appunto, come dicevo prima, non è il latte, è una bevanda che è stata così derivata dalla spremitura di alcuni semi, come per esempio le mandorle, oppure di alcuni frutti, come può essere il cocco. Sono bevande che non sono adatte ai bambini proprio perché non sono bilanciate dal punto di vista nutrizionale. Importantissimo a questo riguardo sono le etichette alimentari. Quando noi andiamo ad acquistare un alimento, dobbiamo, al di là dell'essere allergici oppure no, guardare continuamente l'etichetta alimentare, perché tramite l'etichetta alimentare scopriamo effettivamente cosa andremo a mangiare. Non solo la tabella nutrizionale, ma proprio la lista degli ingredienti, perché all'interno della lista degli ingredienti possiamo scoprire, e c'è un vero e proprio regolamento che l'Unione Europea ha stilato, che dà degli obblighi alle aziende alimentari, cioè nell'etichetta devono essere riportati tutti gli allergeni. In particolar modo, in questo caso, visto che parliamo di allergia al latte, notiamo nell'immagine, magari se facciamo uno zoom sulla prima etichetta dei biscottini, riusciamo a vedere che l'azienda ha quindi messo in evidenza la presenza di latte, scrivendolo in grassetto e con dei caratteri abbastanza evidenti. Oppure, come invece nell'etichetta del formaggio, c'è proprio identificato come allergene la presenza appunto del latte. Latte, caglio o comunque tutto ciò che non può essere assunto da un allergico al latte. Quindi le parole che dobbiamo mettere in evidenza o comunque che andiamo ad osservare su un'etichetta devono essere evidenziate, le ho poi riportate tutte lì. Cioè, se noi troviamo scritte derivati del latte, caseina, lattoalbumina, lattosio, siero, aroma di caramello, sono comunque tutti elementi che possono contenere tracce di latte. Quindi in un soggetto allergico sono da evitare. Nell'ultima slide invece metto in evidenza qual è l'etichetta, diciamo, e quindi qual è un prodotto che può essere assunto da un allergico al latte e quale invece non lo è. Ad esempio, nella prima etichetta, quella dell'arrosto di pollo, notiamo subito che c'è scritto latte scremato in polvere. Quindi quello è praticamente da escludere dall'alimentazione di un soggetto allergico. Invece, nella seconda etichetta, l'etichetta del prosciutto cotto, sta scritto senza lattosio. Ecco, già il dire senza lattosio significa che comunque non ci sono elementi che possono far pensare alla presenza appunto di alimenti che contengono latte. Poi leggiamo ancora meglio gli ingredienti, troviamo carne suina, sale di conservazione, estratti di spezie, destrosio, stabilizzanti, antiossidanti, quindi non c'è assolutamente traccia dell'allergene incriminato. Quindi quello che è bene fare quando allergici è sicuramente essere seguiti da professionisti, stilare dei piani alimentari che siano appunto adatti alla situazione e sicuramente quando andiamo ad acquistare degli alimenti, leggere sempre la lista degli ingredienti e controllare bene la presenza degli allergeni. Bene, grazie Dominga, molto esauriente come descrizione. Nella descrizione che lei ha fatto, nel racconto che lei ha fatto, si è soffermata su un argomento che è davvero molto interessante e sul quale bisognerà comunque poi ritornare magari in un'altra circostanza, che è quello della precisione diagnostica. Qui la situazione, la dottoressa Maio l'ha decisamente... anche significativamente stressato come concetto. La valutazione allergologica qui è andata decisamente avanti, non ci si sofferma più ovviamente sul PRIC, che voglio dire verifica l'allergia genericamente al latte. Si può anche andare su quello che si chiama PRIC by PRIC, cioè la gocciolina di latte che viene applicata direttamente sulla del bambino o del soggetto potenzialmente allergico per poter verificare una risposta, sicuramente test validi, però
però adesso c'è la grande frontiera della diagnostica allergologica molecolare, con la quale si vanno a cercare in maniera specifica la presenza di, si chiamano IgE, cioè sono degli anticorpi capaci di generare allergia, IgE che sono orientate non genericamente contro il latte, ma contro le singole frazioni, ne abbiamo viste tante, abbiamo visto le caseine, quindi tutta, non la caseina, ma le varie caseine, abbiamo visto la beta-lattoglobulina, l'alfa-lattoalbumina, la lattoferrina, le immunoglobuline, che sono ulteriori sostanze eventualmente allergizzanti presenti nel latte. Ecco, grazie alla cosiddetta diagnostica allergologica molecolare, che va ad individuare all'interno del contenitore allergene latte la presenza delle singole molecole, ciascuna delle quali può essere capace di generare allergia, quindi non diremo più allergia al latte genericamente, ma allergia a quella specifica frazione proteica del latte che è capace di generare allergia. Grazie a questa metodica si può sicuramente arrivare ad una diagnosi molto più raffinata, molto più precisa, che ci permette di essere assolutamente, come dire, proprio esatti nella definizione diagnostica di una, lo ripetiamo per l'ennesima volta, allergia al latte. Ed essendo allergia, ed essendo mediata da meccanismi immunologici, decisamente in grado di procurare sintomatologia veramente diversa, diversificata e anche molto grave, cosa che invece una intolleranza al lattosio può non determinare. E a proposito di intolleranza al lattosio e delle differenze con l'allergia e quindi della descrizione del fenomeno intolleranza, adesso ad allargarci un po' i confini della conoscenza interviene la dottoressa Ilaria Vergallo, che voglio dire interagisce pure con noi operativamente all'interno della rete PoliSmile, alla quale ovviamente ora cedo la parola. Prego. Grazie professore. Per quanto riguarda l'intolleranza al lattosio, quindi introdurrò questo argomento facendo particolare attenzione sia ai sintomi che alla diagnostica, e in particolare nella parte finale vi illustrerò quella che è la gestione della dieta. Per quanto riguarda l'intolleranza, sicuramente è da sottolineare il fatto che sia un notevole problema di rilevanza clinica ad oggi, proprio perché un elevato numero di persone ne sono afflitte. E in particolar modo risulta difficile spesso riconoscerla e diagnosticarla proprio in virtù della sintomatologia spesso confusa in presenza di altre patologie, ovvero i sintomi sono sovrapponibili con quelli di altre condizioni, come ad esempio può essere anche la stessa celiachia o altre patologie intestinali, che vi illustrerò probabilmente più in dettaglio successivamente. E il professore ha già accennato quindi al lattosio in quanto zucchero, il cosiddetto zucchero disaccaride, ovvero uno zucchero complesso costituito da due molecole, glucosa e galattosio. Il lattosio è particolarmente presente, quindi, come sappiamo, nel latte di tutti i mammiferi. Come possiamo vedere nella prima slide, quindi il lattosio è scisso ad opera dell'enzima lattasi nei due costituenti, quindi il glucosio e il galattosio. E questo meccanismo è quello alla base che permette quindi che il lattosio sia digerito e quindi assorbito a livello intestinale. L'enzima lattasi è prodotto a partire dall'ottava settimana di gestazione, la sua produzione raggiunge il picco alla 34esima settimana di gestazione, quindi da questo si evince che è probabilmente proprio nei neonati che si ha la maggior attività di questo enzima. Infatti il latte risulta un alimento essenziale proprio per la crescita del neonato. Quello che vediamo in basso alla slide, quindi, è proprio l'andamento dell'attività dell'enzima lattasi, quindi più elevato il picco è alla nascita e man mano dopo i primi anni di vita tende solitamente ad abbassarsi. Questo è un significato adattativo proprio in virtù del fatto che il latte ha una valenza, un significato importantissimo, soprattutto nei primi anni di vita del bambino. Per quanto riguarda l'enzima, quindi presente a livello della superficie dei microvilli intestinali, solitamente quindi si è vista addirittura una maggior permanenza dell'enzima in età adulta nelle popolazioni che sono più dedite ad esempio alla pastorizia, in quelle popolazioni che vedono il latte come alimento principale, la principale di fonte di fluidi o di calcio stesso. Quando parliamo di enzima lattasi, quindi sottolineiamo la sua importanza in quanto è in grado appunto di scindere due molecole e permettere l'assorbimento del lattosio, ma dobbiamo distinguere, quando si parla di malassorbimento di lattosio, tre tipi di intolleranza.
Il primo tipo di intolleranza è quello genetico, quello di cui soffre circa 2/3 della popolazione mondiale. Quindi in questo caso sono presenti delle varianti che determinano una riduzione dell'espressione della lattasi con l'accrescimento. Un altro tipo di intolleranza, è, io direi che è quella diciamo, a cui dobbiamo porre maggiore attenzione, è l'intolleranza di tipo secondario acquisita. In questo caso si genera un malassorbimento di lattosio dovuto alla presenza di altre patologie acute o croniche che ne determinano quindi un temporaneo malassorbimento. Temporaneo perché? Perché man mano, quindi nel momento in cui si va a risolvere la patologia di fondo che ha innescato questa condizione, probabilmente si ripristina anche un corretto assorbimento di lattosio. Come possiamo vedere quindi nella seconda slide, abbiamo quindi nella parte di sinistra un soggetto con una lattasi normalmente attiva, quindi vediamo il lattosio che viene scisso nei due zuccheri costituenti, glucosa e galattosio che vengono assorbiti, entrano nel circolo ematico, vengono assorbiti a livello intestinale, poi nella seconda parte invece abbiamo il lattosio non digerito a livello dell'intestino tenue, che quindi arriverà indigerito, così per dire, quindi a livello del colon, dove sarà fermentato dalla flora batterica qui presente, perché il colon non è un organo deputato all'assorbimento degli zuccheri normalmente. La fermentazione del lattosio genera una serie di prodotti. Per quanto riguarda proprio la sintomatologia del lattosio, che si innesca, solitamente si verifica in un tempo che va da 30 minuti a 2 ore dopo l'ingestione di lattosio, questa sintomatologia è direttamente associata a questo meccanismo, ovvero ai prodotti dell'attività fermentativa dei batteri nel colon. Infatti abbiamo una serie di prodotti come acidi grassi, gas come idrogeno, metano che vengono prodotti e determinano una serie di sintomi. I sintomi da malassorbimento sono quindi dolore addominale, gonfiore, flatulenze e borborigmi, problemi a livello dell'albo, solitamente si manifestano questo tipo di problemi a livello tramite scariche diarroiche, in alcuni casi anche è possibile che si verifichi ad esempio stipsi, altri problemi sono nausea, vomito, quindi per lo più problemi a livello del tratto gastrointestinale. Un terzo tipo di intolleranza è quella abbastanza rara e si verifica soprattutto invece tra i neonati ed è una intolleranza di tipo congenito acquisita, ovvero quindi nei neonati alla nascita si ha una completa assenza dell'enzima lattasi e quindi tali neonati nutriti con latte nei primi momenti di vita sviluppano delle scariche diarroiche così forti da determinarne anche la morte nel momento in cui questa condizione non viene tempestivamente rilevata. Quindi, per quanto riguarda solitamente chi ha sintomi a livello intestinale, quasi con molta facilità afferma di avere un'intolleranza lattosio, anche perché l'intolleranza, soprattutto quella lattosio, tra virgolette, va molto di moda ad oggi. Quello che non va fatto è una diagnosi basata sulla semplice osservazione dei sintomi riferiti dalla persona in esame. Ovvero, quindi, per diagnosticare una condizione di questo tipo, vanno eseguiti determinati test. Il test principale che ad oggi viene utilizzato è il BREF test, che va proprio a misurare la quantità di idrogeno che viene liberata nel circolo ematico e quindi liberata attraverso i polmoni, quindi l'idrogeno appunto prodotto dall'attività dei batteri del colon. Altri test sono quello genetico, che solitamente viene utilizzato ad oggi nei bambini che non si vogliono sottoporre alla somministrazione di latte per poter eseguire un test al lattosio, quindi un BREF test, oppure un test, un altro esame è la biopsia duodenale, che però essendo molto invasiva ad oggi non viene molto, si preferisce insomma andare più incontro a un utilizzo di un BREF test piuttosto che una biopsia duodenale. E per quanto riguarda il trattamento di questa condizione, quindi di un malassorbimento di lattosio, sicuramente prevede in chi soffre di un'intolleranza la completa esclusione degli alimenti contenenti lattosio. Quindi nella maggior parte dei casi si avrà un miglioramento della sintomatologia. Però dobbiamo porre attenzione a quel tipo di intolleranza secondaria a cui avevo fatto riferimento poco fa, in quanto in questo caso la semplice esclusione della dieta di cibi contenenti lattosio non potrebbe risolvere, nella maggior parte dei casi, non andrebbe a risolvere la sintomatologia, perché ci sono delle condizioni, ad esempio quindi l'eccesso di batteri di attività fermentativa, quindi nell'intestino, la cosiddetta disbiosi di tipo fermentativo, che potrebbe quindi portare a un malassorbimento di lattosio. Quindi in questo caso non è solo escludendo il lattosio dalla dieta
che si andrebbe a ripristinare una normale condizione intestinale, quindi a ridurre la sintomatologia, ma in questo caso sono anche altri zuccheri che dovrebbero essere eliminati dalla dieta, quindi zuccheri, ovvero molecole corte, molecole piccole, osmoticamente attive e altamente fermentabili, che sono i cosiddetti FOD, ma poiché già ha citato la mia collega, la dottoressa Maglio, nella diretta precedente. Quindi in questo caso, in presenza di un'intolleranza secondaria, non bisogna solo andare a ridurre il lattosio nella dieta, ma anche quindi altri zuccheri come mannitolo, fruttosio, zuccheri presenti in vegetali, quindi in frutta, in legumi. Quindi sicuramente l'approccio dietetico sarà diverso in questo caso. Inoltre, come possiamo vedere quindi nella slide che ha mandato in onda la regia, il contenuto di lattosio l'abbiamo già visto, quindi col professore Minelli, principalmente presente in elevate quantità nel latte, in alcuni formaggi, soprattutto parliamo di formaggi freschi come Crescenza, mozzarella, e minor quantità in alcuni formaggi che, come vediamo nella slide successiva, in alcuni formaggi che sono prodotti con metodi che vanno a determinare una riduzione apprezzabile del contenuto di lattosio. Questi formaggi sono formaggi a pasta dura, formaggi stagionati come il parmigiano, il grana padano, l'emmental. Nel momento in cui, voglio sottolineare, un individuo decide di condurre una dieta per migliorare la sintomatologia di intolleranza al lattosio, tende a effettuare una dieta di esclusione, quindi a ridurre completamente il latte e i suoi derivati, andando incontro anche a altri tipi di problemi nel momento in cui ci si approccia a questo tipo di questo approccio dietetico in maniera autonoma, come ad esempio una riduzione dell'introito di calcio giornaliero. Ricordiamo che il latte è importantissimo e i suoi derivati proprio per questo, per l'assunzione di calcio che ci fornisce. In questo caso, quindi, nei soggetti intolleranti, piccole quantità o comunque quantità di questi formaggi che mostrano un contenuto di lattosio quasi prossimo allo zero risulta importante, proprio perché permette di non avere carenze di questo tipo, quindi relative al calcio. Inoltre, quindi, si è visto che chi è affetto da intolleranza al lattosio, se non si tratta di un'intolleranza severa, può anche introdurre piccole quantità di lattosio, ovviamente distribuite in maniera adeguata nell'arco della giornata. Quindi per questo sicuramente serve l'aiuto di un professionista. Passiamo alla successiva slide. Inoltre, quindi, il lattosio è presente, un lattosio nascosto che è presente nei prodotti che sono qui citati, ovvero in prodotti creati a livello industriale, quindi parliamo di biscotti, dolci, prodotti a base di carne come hamburger, polpette, insaccati, ma anche lo stesso cioccolato in polvere, caffè solubile, ginsengo, pasta ripiena con ricotta, altri formaggi. In tutti questi prodotti altri sono presenti tracce di lattosio nascosto. Come facciamo quindi a individuare questo lattosio? È semplice, basta guardare l'etichetta, in quanto il produttore per legge è tenuto a evidenziare in etichetta la presenza di allergeni nascosti, come ad esempio il glutine, la frutta secca, ma anche lo stesso lattosio. Il lattosio infatti viene utilizzato spesso come dolcificante al posto del normale zucchero, è usato anche come colorante alimentare, quindi in realtà il suo impiego è molto ampio, non riguarda solo prodotti come latte e suoi derivati. Passiamo alla successiva slide. Per quanto riguarda alcune diciture che troviamo quindi nelle etichette, riguardano i cosiddetti prodotti senza lattosio. Infatti, chi è intollerante al lattosio comunque può introdurre, se non si tratta di un'intolleranza severa, quantità di lattosio minime. Quindi solitamente quando si parla di quantità che vanno dallo 0,1% al 0,01%, per legge sono considerati quei prodotti come prodotti privi di lattosio, che quindi possono essere utilizzati da chi soffre di un malassorbimento di questo tipo. Le diciture che possiamo trovare sono quindi ovviamente il senza lattosio, che fa riferimento a un residuo di lattosio minore a 0,1 grammi per 100 grammi di prodotto, oppure parliamo di altri tipi di etichette come ridotto contenuto di lattosio per prodotti, soprattutto il latte, che ha un quantitativo inferiore allo 0,5 grammi per 100 grammi di prodotto, oppure prodotti delattosati, che sono prodotti in cui il glucosio e il lattosio sono già scissi dal lattosio stesso. E poi abbiamo i prodotti così definiti naturalmente privi di lattosio, perché non contengono ingredienti lattei. Inoltre in etichetta spesso troviamo scritto è possibile, quindi possibile presenza di tracce di
latte o lattosio, perché in questo caso sono prodotti che sono creati in stabilimenti che maneggiano prodotti contenenti lattosio, anche se all'interno, quindi nell'etichetta, tra gli ingredienti non è presente lattosio, ci può essere una contaminazione crociata dovuta proprio perché in quegli stabilimenti viene utilizzato, sono utilizzati anche per produrre altri tipi di alimenti contenenti quindi latte. Adesso passo la parola di nuovo al professore Minelli. Sì, grazie, grazie Ilaria. Anche in questo caso la discussione e la spiegazione è stata abbastanza, come dire, esauriente. Mi limito a sottolineare alcuni punti chiave. Intanto l'intolleranza al lattosio può essere, abbiamo sentito, genetica o può essere acquisita. Quelle genetiche in realtà sono molto rare. Il neonato è del tutto privo di lattasi, cioè non produce lattasi e quindi manifesta sintomi già quando appena nato viene nutrito appunto con il latte materno. In tutti gli altri casi, nella stragrandissima maggioranza dei casi, io vi prego, prego chi ci segue, di considerare il lattosio o l'intolleranza al lattosio come fenomeno secondario. Fenomeno secondario vuol dire che è acquisito, che quindi può insorgere a qualunque età, ma può insorgere il più delle volte, la stragrande maggioranza delle volte, in ragione di un danno che è stato procurato da un'altra causa. Quindi quando qualcuno ci viene a dire sì, mi hanno trovato intollerante al lattosio e questa è la mia problematica, beh, nella stragrande maggioranza dei casi quella problematica non è mai la prima problematica, ma è sempre una secondarietà, cioè la conseguenza di un qualcosa che deriva da un'altra causa primaria. E siccome la lattasi è un enzima che si tende a rigenerarsi, almeno nell'età giovane adulta tende a rigenerarsi, il problema dell'intolleranza al lattosio, anche questo è un problema che dobbiamo considerare tutti, è un fenomeno reversibile, cioè vuol dire che la lattasi può riformarsi e potendosi riformare, quella che ci hanno raccontato essere la causa primaria del nostro problema diventa una causa risolvibile. Può però l'intolleranza al lattosio ritornare di nuovo laddove noi, oppure non passare mai, laddove noi dovessimo lasciare intatta la causa che ci ha resi intolleranti al lattosio. Quindi se qualcuno dovesse farci un test e da questo test dovesse rilevare che noi siamo intolleranti al lattosio, dovrebbe anche chiedersi, a meno che non sia un caso rarissimo di intolleranza primaria, perché siamo diventati intolleranti al lattosio. E una volta che si è fatta questa domanda, dovrebbe anche cercare di farci capire e di capire lui stesso il perché noi abbiamo perso le scorte di lattasi, di quell'enzima forbice che abbiamo visto più volte, e semmai metterci nelle condizioni, cioè mettere il nostro intestino nelle condizioni di rigenerare appunto queste benedette scorte di lattasi. Quindi non consideriamo l'intolleranza al lattosio, differentemente dall'allergia, come una iattura definitiva, ma consideriamola come patologia secondaria che, riconosciuta la causa primaria, può essere in qualche modo corretta. Come si fa a fare diagnosi di intolleranza al lattosio? Ilaria un po' ce l'ha detto, la fenomenologia. Io vorrei che magari Paolo ci mandasse o mi mandasse l'ultima mia slide, che è quella che in qualche modo, ancora l'altra Paolo, grazie, la successiva ancora la successiva, eccola qui. Qua c'è un po' la spiegazione di un test molto semplice, tutto sommato abbastanza semplice, test più sicuro per accertare l'intolleranza al lattosio. Non andate per favore sul test genetico, vi prego, non fate il test genetico per verificare l'intolleranza al lattosio. La genetica dell'intolleranza al lattosio è predittiva di una condizione di possibile perdita delle scorte di lattasi ed è una genetica che è positiva probabilmente nell'80% degli italiani, quindi non si può fare diagnosi di intolleranza al lattosio soltanto sul fatto, sulla base genetica. Quindi risparmiamoci quell'esame che serve a nulla, e per verificare un'eventuale condizione di reale intolleranza al lattosio andiamo sul test del respiro, altrimenti detto breath test.
esame non invasivo, che consiste nel valutare l'idrogeno nell'aria espirata, quell'aria che il paziente soffia all'interno di un palloncino dopo la somministrazione di una giusta dose di lattosio. Nel momento in cui questo lattosio dovesse non essere digerito e quindi, l'abbiamo sentito prima, inizia a fermentare, fermentando e quindi producendo idrogeno, fermentazione che viene determinata dai batteri intestinali, questo idrogeno verrà poi gradualmente, come dire, soffiato all'interno dei palloncini che vengono utilizzati per il breath test, ecco perché si chiama test del respiro, e quindi se il test rivela che nell'aria espirata c'è una grande produzione di gas, vuol dire che è presente appunto l'intolleranza. Lo vedete appunto qui da questo disegnino che in qualche modo raffigura questo tipo di raccontino che io vi ho fatto. Quindi non indagine genetica che rivelerebbe un quadro che non ci serve, ma un'indagine specifica che possa farci capire se abbiamo o non abbiamo lattosio. E l'indagine è talmente tanto specifica che ci dice anche il punto dell'intestino a partire dal quale, durante il percorso del latte nel nostro intestino, si vengono a perdere appunto le scorte della lattasi. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per poter essere precisi. Abbiamo gli strumenti per poter dire che l'intolleranza al lattosio non è una iattura assoluta e non è un fatto primitivo, che la cosa ci deve indurre a fare delle indagini aggiuntive e che può essere in qualche modo appunto risolta. Ora, abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato di etichette che ci servono, abbiamo parlato di allergie, abbiamo parlato di intolleranze, ora vediamo di vedere in qualche modo, di valutare in qualche modo come poter creare appunto un alimento, in questo caso sarà un gelato che ci viene presentato dalla nostra Carla Castellana, che, voglio dire, in formulazione, come dire, da autodidatta, ma da autodidatta davvero avanzata, ci presenta un piatto, in questo caso un gelato, appunto, che lei ha preparato tenendo conto di tutte le caratteristiche di profilassi specifica che fino a questo momento vi abbiamo raccontato. Prego. Ciao a tutti, sono Carla. Oggi vi preparo il gelato al melone con lo yogurt. Senza glutine, senza nickel, senza lattosio, è vegetariano. Tagliare 360-400 g di melone cantalupo biologico, conservare i tocchetti di melone in una busta a frigo e mettere nel congelatore per minimo 9 ore, stringendo bene la busta. Versare in una coppa 125 g di yogurt magro senza lattosio o kefir senza lattosio. Aggiungere 100 ml di latte senza lattosio, latte magro, mescolare e amalgamare il tutto, versare il composto dentro le formine del ghiaccio e cercare di livellare il liquido. E lasciare nel congelatore per 9 ore insieme al melone. Trascorso il tempo necessario, versare il succo di mezza arancia biologica nel boccale di un frullatore oppure usare un mix a immersione. Aggiungere 25 g di zucchero di canna tritato. Aggiungere poi 15 g di farina di tapioca. E frullare a una velocità molto bassa. Nel frattempo togliere il melone e lo yogurt dal congelatore e dopo circa 15 minuti versarli in una coppa. Mescolare il tutto e unire gradatamente al composto i pezzi del melone e dello yogurt. Frullare di tanto in tanto, un po' a velocità bassa, un po' a velocità alta. E frullare fino a quando diventa cremoso. Riporre il gelato in una vaschetta e lasciare nel congelatore per 14 ore circa.
Trascorso il tempo necessario, servire il gelato con pezzi di melone e una foglia di menta. Quindi il gelato è pronto, un dessert estivo fresco e ideale per ogni occasione. Grazie per aver visto il video e spero di esservi stata molto utile. Se volete, seguitemi su Cucina Bene Senza e sui vari canali social. Bene, grazie a Carla Castellana, come al solito straordinaria in queste ricette, ne vedremo delle altre in occasione delle prossime puntate. Intanto concludiamo questa e concludo in qualche modo ricordando alcuni punti salienti veramente in maniera molto molto sintetica. Quindi concludendo praticamente, un individuo che sia intollerante al latte può consumare alimenti che contengono, lo abbiamo sentito, parlo di individuo latte intollerante, può consumare alimenti che contengono proteine del latte, purché però quegli alimenti non contengano anche lattosio o residui in qualche modo di lattosio. Quindi facciamo questa prima distinzione. Viceversa, un individuo allergico, quindi non intollerante ma allergico alle proteine del latte, pur non essendo intollerante al lattosio, perché può non essere intollerante al lattosio, ma solo allergico alle proteine del latte, non può consumare alimenti contenenti lattosio, perché anche a livelli minimi, lo abbiamo sentito, di contaminazione da parte delle proteine del latte potrebbe causare problemi che sono anche problemi particolarmente severi, particolarmente gravi. Quindi facciamola questa distinzione, abbiamo gli strumenti, lo abbiamo sentito, che ci possono consentire di fare diagnosi precoce di intolleranza, diagnosi precoce di allergia, che ci possono consentire di fare diagnosi precise, quindi inquadramenti precisi dei quadri clinici, e sulla base di queste valutazioni decidiamo, con il supporto sempre di persone competenti, quali tipi di alimenti è più giusto mangiare nell'intento di evitare qualunque tipo di reazione avversa, che siano reazioni strettamente intestinali come quelle da intolleranza o che siano reazioni, si dice, sistemiche, che possano essere respiratorie, cutanee o ancora più gravi, invece legate alle allergie. Ecco, io spero che questo discorso, ringrazio intanto le dottoresse Vergallo e Maio per il loro intervento, spero che questi piccoli aggiornamenti possano in qualche modo risultare utili. Noi, come previsto, torneremo venerdì prossimo. L'argomento di venerdì sarà un argomento particolarmente sentito da tanti e tanti di voi, che è il discorso del glutine fuori dalla celiachia. Quindi parleremo di sensibilità non celiaca al glutine, ovvero di gluten sensitivity. Naturalmente noi vi aspettiamo sempre più numerosi, come ci pare appunto stia accadendo in occasione di questi appuntamenti, e appunto vi lasciamo alle nostre alla riproposizione di questo programma, che resterà appunto sui nostri canali, e ci riaggiorniamo a venerdì prossimo. Arrivederci e grazie per la vostra attenzione. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci.